pensato tanto se fare questo video perché con gli incendi che ci sono stati qua sul Carso ho pensato che potesse essere utile mostrare a chi mi segue anche se è una piccola community più da vicino che cosa è successo e quanto è stato violento e quanto ha devastato il Carso dove anch'io passo tanto del mio tempo libero ma anche tante altre persone passano sui sentieri per fare una camminata, sia pensandoci fra me e me che ricevendo alcuni messaggi da alcuni di voi, anche io scrivendo ad alcuni di voi per un confronto, è emersa più l'idea di voler mostrare, non per fare sensazionalismo, ma per documentare, ma non vorrei neanche dire sensibilizzare perché non è il mio compito e non è sicuramente questo il posto giusto. Però, dall'altra parte, come dicevo, avere questa piccola community ed essere un piccolo gruppo di persone appassionate di sport e di stare all'aria aperta a fare sport mi fa sentire anche un po' il dovere di mettere lì un'istantanea un'immagine di quella che è la situazione attuale con gli incendi pressoché spenti se non focolai in Slovenia che purtroppo è lontana da raggiungere in questo momento per me l'idea è fare una fotografia e mostrare come la situazione qua e sperare che veramente non succeda mai più ma soprattutto che non sia veramente frutto di qualcuno che l'ha fatto deliberatamente perché sarebbe veramente una roba ignobile sono un po sconsolato è strano girare nei posti dove sono sempre stato e non riconoscere più i sentieri guardavo le foto da remoto e Faccio fatica a riconoscere i posti dove vado così tanto spesso e che avete visto tante volte qua sul canale. Vi lascio alcune immagini della zona in questo momento e ci vediamo al prossimo video.